senses something big is coming on this capacity crowd here in Miami. Really looking forward to this one. Roxon e Billy Webb non hanno nulla da spartirsi. Infatti Billy Webb dice: ma perché mi avete messo contro questo delinquente da strada? Mamma mia Roxon, che braccio teso allucinante. Beh, insomma, penso Webb da questo match non ci abbia nulla da condividere con Roxon, no? Alla fine sono atleti completamente diversi. Billy Webb poi è un buonaccione, no? È uno che va in roster verde, poi lotta in roster Civilization ultimamente anche in modo abbastanza frequente. Però sinceramente Roxon è nettamente superiore, assolutamente, non c'è storia. Roxon che settimana scorsa ha annunciato un Last Man Standing contro Apocalypse. Ora vedremo se tra i due ci sarà effettivamente questo match. Dovremmo sentire la risposta probabilmente questa sera. Vedremo se Apocalypse si farà vedere. Io mi aspetto una sua interferenza, assolutamente, in qualche modo. Non credo però che Billy Webb alla fine in qualche modo riesca a vincere il match. Magari un'interferenza con squalifica, staremo a vedere. Roxon però sta dominando assolutamente anche all'esterno del ring, sta dimostrando la sua netta superiorità, addirittura un dito medio, un middle finger, come direbbero gli americani, nei confronti del piccoletto della WBF, Billy Webb, che rientra nel ring. Ma ancora Roxon, neckbreaker e rincorsa. Questo è davvero poesia in movimento, lo sta umiliando. Non c'è proprio storia, diritto dirizza addirittura. Con tre manovre vuole già chiudere il match qui Roxon. Forse è un po' troppo pretenzioso. C'è lo schienamento, uno, due, e infatti non c'è tre. Billy Webb in qualche modo si divincola, solleva la spalla destra, però nettamente in vantaggio il lottatore afroamericano, che insomma ha talmente palle, talmente fegato, talmente coraggio, che vuole affrontare in un Last Man Standing una bestia umana, il mostro per eccellenza di Apocalypse, che non è altro che l'insieme di tre mostri, cioè Thor, Death e Rayman, le sue tre figliocci, diciamo. Mamma mia ragazzi, davvero una storia terribile quella di Apocalypse, che arrivò in Rising Sun, quindi più di tre anni fa. Poi probabilmente tramite la fusione poi dei suoi tre figli divenne ancora più forte. Poi scomparve per 6-7 mesi dalle scene, ritornò in quella poi sotto le vesti di Whitebeard, e qui Roxon invece ci sbordisce con un vuoto oltre la terza corda. E qui, tanto per cambiare, Billy Webb è stato messo KO. Webb che settimana scorsa ha avuto la grande chance di diventare campione internazionale, ma Thompson gli ha sbarrato proprio la porta in faccia sotto forma di block kick e di full Nelson Slam. Insomma, Thompson, qui il match è finito intanto. Billy Webb penso che sia sopravvissuto anche troppo. Infatti Roxon lo spiaccica al suolo con i suoi cab stomps, rapid cab stomps. Devastante qui Roxon, davvero. 1, 2 e 3. Billy Webb ha resistito secondo me anche troppo. Il match è durato quanto? 3 minuti? 4 minuti? Forse massimo 4 minuti, non di più, assolutamente. Stiamo vedendo i momenti salienti. Sicuramente il nostro match sarà qualcosa di più piacevole di questo incontro, uno dei match peggiori dal punto di vista dello spettacolo, non perché Roxon o Billy Webb, ma proprio perché Roxon ha dominato il suo avversario senza alcuna difficoltà. Non c'è stato un paragone. Se vogliamo paragonare Billy Webb, lo paragoniamo a Dan Jackson, ma non a Roxon, assolutamente. Beh, di Apocalypse nessuna traccia, quindi passiamo al main event tra David Johnson e Thompson. Sì, attenzione però. Oh, questa è la tensione di Apocalypse. Avevo detto, non si vede più nulla in versione perni Apocalypse. Che succede ragazzi? No!
La blocca della terza corda. No, una super jump slam contro il tavolo. Contro il tavolo, ragazzi. Apocalypse senza dignità. È un mostro questo, non conosce rimorsi, ragazzi. Per Roxton la vedo davvero dura. E questa ha risposto sì. A quanto pare Elina Sella, Apocalypse affronterà Roxton in un last man standing. Qui David Johnson è pronto. Tra poco assisteremo al nostro main event tra David Johnson, che oggi gioca in casa contro il campione internazionale Michael Thompson. Direi che siamo pronti, ragazzi, ultimi minuti di questo show per il nostro main event. David Johnson contro Michael Thompson, con Dodger chiaramente a dare fastidio al campione internazionale. Insomma, qui Dodger l'ha fatta grossa, nel senso che è danni di Thompson. Thompson di certo non si aspettava un match contro David Johnson questa sera. Aveva la serata libera. Poi è stato contattato durante lo show, o meglio, probabilmente avrà visto anche lo show, avrà visto come John Pranzo abbia annunciato quel match. Però diciamo che alla fine è stato Dodger a dire... Insomma, David Johnson è partito dicendo: mi piacerebbe se dovessi incontrarlo, magari combattere di nuovo contro di lui. E Dodger ha detto: non sono io quello che fa le regole, ma qualcun altro potrebbe farlo. E alla fine, chiaramente, come da, insomma, per, come da tech team partner, John Pranzo dice: perché no, ragazzi, di concedere a questi fan quello che vogliono davvero vedere, ovvero David Johnson contro Michael Thompson. E qui Thompson ha iniziato bene, però, di fronte ai fan del suo grande amico rivale, amico nemico, David Johnson. David Johnson ancora messo al suolo con questo braccio destro assurdo. Insomma, non sarà un match facile. Insomma, rivedere David Johnson dopo 6 mesi, lottare in un ring di Civilization è sempre bello. Però probabilmente la pressione potrebbe giocare un brutto scherzo a Johnson, che qui però solleva il suo rivale e va a segno con questa spinola powerbomb, mossa che usa raramente in quel della WF. Sì, forse a Civilization David Johnson trova proprio una linfa diversa. Non so se il fatto che, insomma, il titolo da WF sia qui, che forse venga ancora considerato come roster maggiore, senta questa differenza di show. Però, insomma, alla fine WF non penso che
per un intenditore di wrestling non c'è più questa differenza. Se uno poi vuole essere ancorato alle radici, quella è un'altra questione, però la WWF negli ultimi tempi ha dimostrato come lo spettacolo sia tutto in uno show di wrestling. Ci può vero, magari il titolo WWF è un titolo più prestigioso di quello WWF, anzi tolgo il magari, assolutamente, però diciamo la verità, il titolo, lo spettacolo, se c'è in uno show, è quello che fa la differenza. Poi chiaramente anche i lottatori fanno la differenza. Nel roster verde ci sono lottatori più giovani, magari anche più inesperti, ma anche forse più talentuosi del roster di Civilization, dove prevale esperienza, secondo me. C'è Cougar, c'è Stefendru, c'è John Pranzo, anche se è general manager, c'è Michael Thompson, e comunque è un esperto perché da 4-5 anni qui in WWF, non è l'ultimo arrivato. Poi c'è lo stesso Dodger, c'è Roxton che è abbastanza esperto, c'è Lester Bart, c'è insomma è Kemet che non è più un giovanotto, Refor che è qui da 7 anni, quindi insomma la gente, c'è Alexander, gente esperta c'è assolutamente. Nel roster verde invece un po' di meno. Quindi attenzione, perché Thompson vuole già chiudere il match, va con la Full Nelson, non ci credo, Full Nelson Slam. No, David Johnson non può permettersi di fallire di fronte ai suoi fan. 1, 2 e 3, no, si salva per il rotto della cuffia. Che spettacolo, ragazzi, però vederli in azione qui a Civilization di fronte ai fan di David Johnson. C'è Michael Thompson veramente odiato, c'è tutta, attenzione, vuole il Brock Kick, e qui David Johnson forse non ha visto, non lo sta vedendo, all'occhi chiusi David Johnson, Brock Kick, non ci viene, c'è Dodger, c'è Dodger che fa qui, toglie il cuscinetto da bravo bambino, no, non ci credo, qui Dodger la sta facendo però fuori dalla tazza, perché se Thompson lo prende è veramente finita, eh. Certo, Dodger non è un novellino, però guarda la differenza di chilotaggio. Dodger ha un peso leggero, vi ricordo. Qui David Johnson però! Che fa qui Dodger? Passa una serie d'acciaio, ma David Johnson scommetto che non la utilizzerebbe manco per sogno, manco per idea. Attenzione però, perché la potrebbe addirittura utilizzare Thompson! No! Non ci credo! Non ci credo, l'ha utilizzata! L'arbitro non ha visto nulla, però mette lì come a dire, no, io non ho fatto nulla. Ma no, ma che bastardo! Non va a chiudere! 1, 2, no, non c'è il 3! Prenditela in quel posto, Michael, sembrerebbe dire David Johnson! Mamma mia, ragazzi, voleva rubare! Certo che Dodger però qui l'ha fatta fuori dalla tazza, perché poteva dare la vittoria al suo rivale, E infatti non mi è piaciuto questo atteggiamento, quasi, boh. Cioè alla fine David Johnson è uno che non utilizza mai oggetti contundenti, almeno da face. Attenzione però ancora a quella sedia che mi preoccupa. Comunque che colpo che ha rimediato David Johnson alla colonna vertebrale, alla zona cervicale. Lì veramente chiunque si sarebbe arreso dopo quel colpo di sedia. Invece, però questo vi fa capire come Michael Thompson sia veramente sleale, furbo, codardo allo stesso tempo. Cioè veramente un lottatore difficile da affrontare poi nel ring. E infatti se devo dare una valutazione, un giudizio, molto meglio Thompson. Molto meglio Thompson, almeno finora. Infatti si sveglia David Johnson, i fan ora si fanno sentire. Rientra nel ring nello stesso, quasi nello stesso istante. No, Thompson rimane lì. Pensavo di entrarsi, invece no. E Johnson allora che fa? Thompson ha un pugno chiuso, l'arbitro non vede. Johnson qui è stordito. E qui Thompson deve provare la chiusura in qualche modo. Una serie di sganassoni. Attenzione, lo lancia contro il paletto di sostegno del ring. Questo sì che fa male, questo colpo. E qui Thompson può davvero permettersi la chiusura, perché Dan Johnson lo vedo più di là che di qua, ragazzi. Lo ha stordito nettamente. Dentro lo schienamento, ma non lo copre bene. 1, 2, infatti Dodger non è neanche costretto a intervenire. David Johnson in qualche modo si libera, ma è sempre Thompson all'attacco. Cioè Johnson riesce neanche a respirare che Thompson gli è già sopra come una medusa. Che fa qui Thompson? No, il suplex è Thompson! Buona mossa, anche se non per una chiusura, forse vorrebbe tentare un altro Full Nelson Slam, vediamo, ma Johnson lo blocca. Che vuol fare Johnson? Al volo, non ci credo, bottiglia botta al volo, no ragazzi, che botta, non ci credo. 1, 2, no, David Johnson non riesce a schienarlo,
Insomma, Thompson non ha subito tantissimo, però una super montiglia bottom questa, ragazzi. E qui Derrick Johnson forse ne vuole seguire un'altra. I Thunder sono tutti dalla sua, infatti ne vuole un'altra. Si è caricato tantissimo per questa mossa. Vediamo se può fare. No, no! Cosa fa Johnson? Oh mio Dio! Shoulder block e poi protobombo! Di fronte ai suoi fan! Derrick Johnson non delude! Ed è pronto per la Bobo Power Bomb! Sì! È finita qui! Thompson a casa! Rimandato! Uno! Due! E due! Mamma mia, ragazzi! Incredibile Thompson! Vero che però David Johnson non ha eseguito molte manovre, assolutamente. Che fa qui Johnson? Lo va a prendere! Intanto il suplex! Ed ora sì che siamo giunti al titolo di coda, ragazzi! Perché David Johnson è pronto. Che contropiede pazzesco comunque di David Johnson. È un lottatore straordinario e lo sta dimostrando anche quest'oggi. Bottiglia bottom! E stavolta per Thompson non c'è che la resa, dai. Non può resistere anche questa volta alla bottiglia bottom di David Johnson. Uno, due e tre! Che finale di show, ragazzi! A due settimane dal centesimo episodio e da Elena Sella. A questo punto penso sia innegabile una sfida tra Dodger e Thompson, dai, per il titolo internazionale. Probabilmente settimana prossima avremo l'annuncio, perché a quanto pare nell'episodio numero 100 potremo avere delle sfide molto interessanti che vi rivelerò settimana prossima. Qui abbiamo visto come Thompson con astuzia abbia utilizzato la sera che gli è passato involontariamente Dodger, ma non è riuscito nello schieramento vincente. Incredibile contro di lui anche dopo queste serie di combo e di manovre importanti. Alla fine sono state necessarie due bottiglie a bottom a David Johnson per chiudere l'incontro, però diciamo è stato un contropiede pazzesco quello di David Johnson, con Thompson che aveva esaurito proprio la stamina e non è riuscito più a riprendersi. Un David Johnson che non poteva perdere di fronte ai suoi fan, ovviamente non poteva tornare con una sconfitta. È tornato per questa sera soltanto ed è pronto per domani sera, perché domani sera Civil War, il suo team affronterà quello di Storm. Da Manuele Filoni l'appuntamento, ragazzi, e alla prossima. Ciao!